Mi sentite? Ciao Gianfranco, dimmi se mi senti. Perfetto, grazie. Antonio, ciao. Allora, vediamo se riesco a recuperare la diretta. Eccola qua. Anche sul video, a PC, così magari riesco a leggere anche i commenti. Riesco anche a leggere i commenti. Si sente benissimo, molto bene, grazie. Dunque. Tolgo il volume di qua. Questa sera parliamo di orecchie. In realtà vorrei fare una piccola precisazione. Grazie Simone. C'è una piccola diatriba all'interno del gruppo perché molti di voi, magari soprattutto perché è la prima volta che entrate nel gruppo così, chiedete come mai i cani, il vostro cane, pensando che siate gli unici al mondo, come mai, buonasera Erminio, Erminia, perdono tanto pelo. Allora, cerchiamo di fare una piccola precisazione. I cani sono pelosi, tendenzialmente lo so. I nostri capelli, noi, cioè, ne perdiamo tanti di capelli, ma li abbiamo solo in testa. Poi ci sono anche le persone orsute. O meglio, irsute, insomma, ciao Vanna Lisa, ce ne sono davvero tanti che perdono, che hanno tantissimi peli, però tendenzialmente i capelli sono quelli che vengono persi, no? E di conseguenza, se noi perdiamo tanti capelli, immaginate i cani. Non è che i cani perdono il pelo solo durante il periodo della muta, o meglio, sì, è vero che perdono solo durante il periodo della muta, ma in realtà il problema è che quando vivono in casa, non si può, averli, non hanno una termoregolazione così tanto spontanea, naturale, e quindi non si rendono conto del cambio della temperatura, diciamo così, no? Quindi, se loro sono sempre in casa, automaticamente vivono sempre al caldo o sempre al freddo, come se fosse. Normalmente sempre al caldo quando sono in casa. Allora, cosa succede? Perdono continuamente il pelo. Hanno una termoregolazione diversa. Ci sono dei periodi, se invece i cani vivono fuori, i miei per esempio vivono fuori, perdono il pelo 2 volte all'anno. Poi ci sono dei periodi che lo perdono in continuazione. Dipende molto dalla temperatura, ma esterna. Quando sono in casa è inevitabile che poi in una casa magari piccolina o quant'altro. No, Simona, non ho preso una webcam, è il mio cellulare. per fortuna, se lo facessi da PC mi salterebbe la linea ogni 2x3, invece col cellulare è stabile. Boh, detto questo, direi che possiamo partire con il discorso orecchie. Oh. Io oggi vorrei spiegarvi in particolare un qualche cosa che difficilmente vi viene detto, e cioè che per l'ennesima volta i cani hanno la necessità di avere. Parti tu già direttamente così pronti via, non riesco neanche a parlare, Gianfranco? Vabbè, allora, ho come noto, sì, hai 2 carlini, va bene. A Charlie le pulisco almeno ogni 15 giorni, a Selina le pulisco quasi mai. Come mai? Potrebbe essere la forma delle orecchie, ovviamente mangiano le stesse cose, grazie. Allora, appunto, quello che volevo dirvi era che i cani, brava Lucia Tiziana, sì, come tutti i cani, perdono i cani. Ah, ecco, no, finiamo il discorso pelo. Per far sì che il pelo venga perso tutto insieme, la cosa migliore è quello di, ma oltre a spazzolarlo tutti i santi giorni, fargli un bello shampoo con i soffioni, cioè con i soffioni da toilettatore. È fuori discussione che Silvia Dharma, ma è mia cognata. Oh, va che bello, mi segue anche la Silvietta. Dicevo, i soffioni sono quelli che vengono utilizzati per i toilettatori. Quindi, che cosa succede?
se non volete andare per forza dal toilettatore, a Milano penso che ci siano un po' dappertutto. Ci sono anche quei posti dove si può lavare il cane self-service, come il lavaggio delle macchine praticamente. Se non vi fidate del toilettatore, non ne conoscete, non ne avete qualcuno, potete trovare dei posti dove si fanno ciao tesoro, dove si fanno appunto il lavaggio automatico, diciamo così, lo lavate voi il cane. In questo modo l'aria porta via una grande quantità di pelo. È chiaro che il toilettatore fa un mestiere migliore perché lo fa lui e quindi c'è poco da fare. Però è una soluzione. Il fatto di spazzolarlo tutti i santi giorni, da una parte è favorevole perché appunto vi crea un contatto con l'animale. Dall'altra, con il nostro spray sicuramente vi aiuta a nutrire il pelo e a fare dei bei massaggi rinvigorenti per la pelle. Il nostro spray pelo lucido ha un grandissimo vantaggio, e cioè che vi consente di può essere utilizzato anche proprio come massaggio per il cane, per la circolazione. La quantità di oli essenziali che ci sono dentro è fantastica e quindi nutre la pelle, nutre il pelo, lo rende lucido, morbido e soprattutto molto profumato. È molto buono come prodotto, io lo consiglio. Poi parleremo anche in altre dirette con una istruttrice molto brava che fa T-Touch, parleremo proprio del contatto, dell'importanza del contatto delle mani sul cane, e con questi prodotti il tutto viene amplificato. Sono cose molto importanti. Poi vabbè, parleremo di tante altre cose durante le altre dirette. Per adesso vorrei ripartire dal discorso delle orecchie e farvi una considerazione che non tutti vi fanno, e cioè che le orecchie del cane tendenzialmente dovrebbero essere pulite il meno possibile. Vero Gianfranco, sì. Dovrebbero essere pulite il meno possibile. In realtà anche le nostre orecchie, soltanto che non possiamo andare in giro col cerume perché fa un po' schifo, noi. Ma Patrizia, anche tu qui. Ciao. Questa sera vedo un sacco di amici. Allora, che cosa succede? Se noi puliamo troppo spesso le orecchie del cane, lo irritiamo sostanzialmente perché togliamo una protezione. Anche per il prurito, Elena, vero? Sì, non sei l'unica, tanti me lo dicono che questo spray qua sui miei cani ha fatto tantissimo, probabilmente la mia è anche allergica agli acari, quindi spazzolare tutti i giorni con questo spray qui ha tolto davvero tanto, tanto pelo, tanto prurito. Sei tu e anche un'altra ragazza che ha scritto che anche per lei ha ridotto il prurito, perché effettivamente è lenitivo come prodotto, quindi è buono. E quindi vi stavo dicendo, il discorso delle orecchie qual è? Le orecchie al loro interno producono il cerume, no? Si sa, c'è questa patina untuosa, che è una patina anche qui, un pochettino più acida, cioè rende la pelle delle orecchie con un pH leggermente più acido rispetto alla pelle normale. La pelle normale è su 7, 8 in alcuni punti, invece nelle orecchie è più tendente al 6, 6, 1, 6 e 2. Questa acidità fa sì che ci sia una inferiore proliferazione dei batteri. Attenzione, inferiore proliferazione dei batteri. Non una proliferazione squilibrata. Se noi togliamo lo strato di unto che c'è all'interno delle orecchie, irritiamo e facciamo sì che se ne formi sempre di più, perché l'orecchio deve difendersi in qualche maniera. Cioè, praticamente si crea uno squilibrio del microambiente delle orecchie che fa sì che si crei sempre più cerume. Il cerume, esattamente come la lacrimazione degli occhi, viene influenzata tantissimo dall'alimentazione. Quando noi, facciamo un esempio, non vi è mai capitato di pensare che se mangiate tanto salame vi riempite di brufoli? Ecco, a me sempre. Quando noi mangiamo delle schifezze, fondamentalmente la nostra pelle si ribella. E ti fa ad alcuni un po' schifo perché gli viene fuori tutta questa proliferazione di batteri incredibile. Ad altri, ovviamente, fa semplicemente male perché crea un problema di stomaco e tutto quanto. Agli animali è la stessa identica cosa. Se loro mangiano una quantità di sostanze che non riescono ad espellere, automaticamente il corpo cerca delle altre vie per tirarle fuori. E
E la pelle, che viene chiamato l'emuntore per eccellenza, è la superficie più ampia e più grande che si può ritrovare, e di conseguenza, ciao Leonora, automaticamente fa sì che sulla pelle ci siano queste fioriture. Quando nei nostri cani ovviamente non sudano, e di conseguenza il modo per espellere è quello di creare delle disbiosi a livello, per esempio, di follicolo pilifero, oppure proprio sulla pelle si creano queste infiorescenze, diciamo, quando la forfora magari no, però un'untuosità eccessiva del pelo, un'untuosità eccessiva della pelle, la lacrimazione eccessiva troppo forte e il cerume. Il cerume in eccesso è quasi sempre una conseguenza di un'alimentazione troppo carica, o quantomeno di una, non tanto troppo carica, di un'alimentazione squilibrata, laddove per squilibrio intendo troppo ricca di sostanze che non sono in grado di essere espulse normalmente con le feci, con le urine e con la respirazione, perché anche attraverso la respirazione noi buttiamo fuori tanto. Allora, questo che cosa significa? Che se noi abbiamo la necessità di pulire troppo spesso le orecchie dei nostri cani, un po' per costituzione e un po' perché magari l'abbiamo fatto troppo, automaticamente l'orecchio tenderà ad avere una maggior quantità di cerume all'interno dell'orecchio. Quindi, cosa succede? Se c'è un eccesso di cerume, automaticamente lì si ha un vero squilibrio e ciao Silvia, ciao Silvia. Ciao Silvia, eccomi, Elena da Lu, stavo leggendo quello che mi hai scritto. Ciao Elena. Dicevo, quando si ha un eccesso di produzione di cerume, automaticamente si crea anche un eccesso di proliferazione di batteri. Quindi è un po' il cane, eccolo qua, ciao Gilles, è un po' il cane che si morde la coda, in buona sostanza. Quindi, quando noi diciamo che abbiamo dei cani che hanno una otite ricorrente o che hanno delle forme di otiti ricorrenti, una volta si diceva che erano soprattutto dovute alla costituzione delle orecchie, al condotto uditivo che era troppo verticale, no, orizzontale. Sostanzialmente sono delle difese immunitarie, almeno questa è una mia considerazione leggendo poi la bibliografia più recente, è soprattutto dovuta a un'alimentazione squilibrata e a una diminuzione delle difese immunitarie. Poi è chiaro che un orecchio che ha già subito tante otiti, normalmente queste otiti vengono curate con cortisone e antibiotico e lì altre mazzate per la difesa immunitaria perché si squilibra tutto, automaticamente un orecchio che è già predisposto in queste cose qui ti diventa un pochettino difficile riuscire a curarli e a tenerli sotto controllo. È vero anche però che la maggior parte delle infezioni delle orecchie avvengono, quelle più frequentemente, quelle che ci sono più frequentemente, sono dovute soprattutto a acari delle orecchie. L'otodectes è uno dei più frequenti. In queste situazioni il cerume è molto scuro, molto puzzolente, è proprio grosso. Buonasera Alessandro, è molto grosso e di conseguenza gli acari si formano, prudono tantissimo e il cane si sbatte la testa in modo incredibile. Lucia Tiziana, il mio veterinario mi ha insegnato di lavare il cane, con il docchio dal collo in giù, orecchie e viso, con la mano senza bagnare troppo il cane, mi ha detto che il dog è facile sordità. Dunque, Lucia Tiziana, non ho capito niente, intuisco che il tuo veterinario ti ha detto di non bagnare le orecchie del cane. Anche questa cosa qui, del non bagnare le orecchie del cane, è un po' col doccino, ho capito. È un po', a mio avviso, una baggianata, perché l'anatomia delle orecchie del cane, poi mi devo ricordare di dirvi anche dei peli, l'anatomia delle orecchie del cane è fatta apposta affinché il cane con una scrollata per cinetica esterna piglia ed esce l'acqua. Se non fosse in questa maniera qua, tutti i cani da riporto nell'acqua, i retriever, tutti questi qua, non potrebbero vivere senza otite praticamente. Invece il cane, quando anche gli entra, chiaro che non è che bisogna andare dentro lì perché un cane non si infilerebbe mai l'acqua nelle orecchie. Una volta l'otite della tua è durata 3 mesi, aspetta, ecco, non sono capace di pulirli fino in fondo, ma non devi pulirli fino in fondo. Una roba del genere, Eleonora, non devi farla tu. Il lavaggio delle orecchie va fatto dal veterinario e il più delle volte quando il cane non è trattabile, deve essere fatto in anestesia.
Quindi attenzione, non pensate di dover fare chissà che cosa. Dicevo, poi parleremo anche del trattamento. La costituzione proprio delle orecchie, l'anatomia delle orecchie, consente all'animale, con una scrollata della testa, di far uscire l'acqua. Quindi non è assolutamente vero che le orecchie del cane non debbono essere bagnate. È chiaro, non bisogna mettersi lì con un getto d'acqua troppo forte, questo è fuori discussione. Ma in alternativa non ci sono problemi. Come anche io trovo una pratica barbara quella di togliere i peli delle orecchie dei cani. I peli delle orecchie dei cani, quando ci sono una formidabile protezione per le orecchie. Pensate per esempio al fatto che nelle nostre orecchie, le nostre sono piccole, ma le orecchie senza peli sono alla mercé di insetti, oggetti volanti, piccolini e quant'altro. Quindi assolutamente. Allora, ogni quanto bisogna pulire Leonora le orecchie. Le orecchie dei cani non andrebbero pulite. Semplicemente bisogna lasciarle così. Io ai miei cani non pulisco mai le orecchie, anche quando vedo che c'è un po' di unto o un po' di cerume. Al limite posso prendere con uno scottex di carta o un pochettino di carta, una pezzina di carta, sempre comunque o asciutta o ancora meglio con una sostanza oleosa, col dito dove arrivo, gli tolgo leggermente il grosso. Generoso, ciao. Gli tolgo un po' il grosso e basta, non faccio nient'altro, assolutamente. Io gli tolgo i blocchi di cerume se proprio ci sono, ma se ci sono dei blocchi di cerume, il più delle volte è perché c'è un motivo, per esempio degli acari. Allora, nel momento e in quelle situazioni normalmente mi accorgo che ci sono perché il cane continua a sbattere la testa. Di togliere i peli, Tiziana Travalza, se te l'hanno detto, io non lo so perché te l'hanno detto, è una credenza. Io ho letto in tantissime parti un sacco di scemate, in rete c'è veramente Uber. Ah, ma allora ci sono un po' di colleghi dentro, allora vi posso sfruttare. Se volete, c'è anche il dottor Zerega, molto bene. Quindi, secondo me. Non è assolutamente vero che bisogna togliere i peli del cane e i peli delle orecchie. Tra l'altro hanno una forma, e lo so, Tiziana, guarda, ci sono tanti veterinari che magari dicono delle cose. Io personalmente non sono assolutamente d'accordo. Dicevo, il pelo, la forma del pelo del cane è fatta apposta affinché sempre con una scrollata il corpo estraneo tende ad uscire, ha proprio questa forma per cui con una scrollata va fuori tutto. È chiaro che le orecchie dei cani vanno tenute sotto controllo, soprattutto quando c'è periodo di spighe. Se sono dei cani che sono con le orecchie molto lunghe, magari quello sì, spazzolarle spesso, tenerle pulite perché possono raccogliere roba. Tu lo fai con lo Scottex, Gianfranco, e fai gran bene. E quindi è questa la condizione, cioè va l'esterno. Io chiedevo proprio perché sentivo diversamente, e lo so, Tiziana. Io personalmente, in tutta la mia vita, se pulisco le orecchie del cane, ma proprio una volta ogni tanto, poi magari capita il periodo che hanno un'otite non mi è mai capitato dei miei. Però, ciao Oriana, quando magari può capitare invece che ci siano degli acari, allora lì è una situazione diversa. Quando ci sono acari, si pulisce il grosso senza dover andare in fondo con un cotton fioco o cosa, semplicemente togliendo i blocchi perché si formano spesso e volentieri con la cariasi, con l'otocariasi. Ciao caro, un mio compagno delle medie, sì, figuratevi che cosa sto ricordando. Dicevo, quando ci sono queste situazioni, si toglie il grosso del cerume all'interno dell'orecchio, si mette il prodotto che vi ha consigliato il veterinario. A volte addirittura quando ci sono dei cani molto poco trattabili, il medico può anche curare con un trattamento, il front line, lo diciamo perché tanto non c'è nessun tipo di niente da nascondere, il front line messe poche gocce nell'orecchio eliminano immediatamente tutti gli acari subito con un solo trattamento. Il più delle volte invece con gli altri prodotti, tipo il vecchio Acacerulen, che funziona benissimo, per carità, piuttosto che l'Ottogento o cose del genere,
Ma sì, Gianfranco, il più delle volte si capisce con un vetrino se si va dal veterinario e si vuole avere proprio la certezza. Quando non si è sicuri, perché in realtà l'otocariasi è una cosa talmente visibile, è una diagnosi che si fa il più delle volte anche senza farlo, cioè per esperienza si vede che hai un sacco di prurito, hai le orecchie che puzzano come delle carogne e quindi il più delle volte succede così. Quando sai che il cane sta mangiando bene, più delle volte quello comunque si può fare, non, si fa un vetrino e via. Allora, Eleonora, chi mette i paraorecchie nei cani serve a riparare qualcosa o sono bagianate? L'una è una bassotta tedesca, ma non ho mai pensato di mettere il paraorecchie serve soprattutto quando ci sono dei cani che hanno molto pelo, soprattutto all'esterno, cioè quando c'è proprio il padiglione auricolare molto lungo e molto peloso. Lì allora può raccogliere tanta roba. Oppure, per esempio, ci sono tanti cani che appunto soffrono di otiti ricorrenti e allora, possono magari prendere hanno magari dei problemi a prendere dei colpi d'aria o situazioni del genere, capisci? È più quello il discorso. Butta solo cerume esterno. Prova a non pulirli. Prova a pulirli un po' meno. Togli soltanto proprio il blocco, Gianfranco. Dovrebbe poi regolarsi da solo. E quindi dicevo, non è una baggianata. È una baggianata, per esempio, usare la cossigenata. Mai pulito e mai avuto otite. Infatti, fa casalinga con un nutrizionista, Tiziana. E questa è la situazione migliore, perché in questa situazione che cosa succede? Tu hai il cane che mangia bene, quindi il sistema immunitario è a posto, perché dall'intestino, con un'alimentazione casalinga, che normalmente è un'alimentazione variata, il microbioma intestinale cresce bene ed è vario. Automaticamente l'immunità c'è e funziona bene e quindi la situazione dei batteri in tutto l'organismo rimane in equilibrio, perché anche gli acari, tendenzialmente gli acari ci sono sempre sulla nostra pelle, sulla pelle degli animali, nelle orecchie come sulla cute, perché anche l'aronia, la demodettica, per dire, è un commensale, il Demodex è un commensale. Ma sì, si possono usare anche degli oli normali, voglio dire. L'importante è, per esempio, io ho letto dappertutto che l'acqua ossigenata, l'ossigenata non serve assolutamente a nulla, anzi, può essere addirittura dannosa se messa, se utilizzata male. Quindi attenzione a non utilizzarla assolutamente. Che altre cose che ho letto che erano veramente delle baggianate? Adesso vado a recuperarle perché non me lo ricordo. Ma c'erano delle cose assurde. Quella cosa dei peli, ve l'ho detto, di non tagliarli, e adesso vado a recuperare un qualche cosa. Se intanto voi avete delle domande, scrivetemele che io vado a recuperarmi quello che volevo dirvi. Arrivo, eh. Intanto che mi viene in mente, nel gruppo avete fatto spesso delle domande sul discorso di mangiare, il cane mangia sì, mangia no, lo mischio all'umido, lo mischio al secco. Devo lasciare. Sì, dai, grazie. Se ci sono lacrime, l'orecchio puzza molto, sì, Erminia, assolutamente. Assolutamente sì. E arrivo, eh. Ecco, per esempio, il discorso dei peli, per farvi un esempio. La temperatura dell'orecchio è leggermente più alta normalmente rispetto al solito. Quando voi togliete i peli nelle orecchie, la temperatura dell'orecchio si alza. Esattamente, la malassezia è un'altra cosa, adesso brava, mi hai fatto ricordare bene. Esattamente come quando voi tosate un cane che ha una minor, Lucio anche qua, che ha una minor. Eleonora, adesso ti rispondo. Così, esattamente come il cane che viene tosato e quindi ha una minor termoregolazione, quindi vuol dire che si scalda molto di più perché il pelo fa da cuscinetto e quindi funziona bene come termoregolazione, alla stessa identica maniera un orecchio a cui togliete i peli si scalda più facilmente, quindi può andare incontro a infiammazione maggiormente. Aspetta, come avete detto, allora dobbiamo parlare di malassezia. Ma un'altra cosa, posso chiedere una cosa? La pipetta bisogna metterla tutto l'anno. Lì ne devi parlare per quello che riguarda la profilassi del tuo animale. Devi parlarne col tuo veterinario. Non so dove vive, che cane è, che tipo di vita fa, e quindi in che zona sei, se sei in zona endemica per quale malattie. Quindi te
Tendenzialmente è una informazione. Io ti dico di sì se vive fuori, se sei in zona dove c'è sempre leishmaniosi, ormai in tutta Italia praticamente, se invece è un cane che vive tendenzialmente sempre solo in casa, insomma, devi valutare un po' col tuo veterinario. Magari puoi non mettere la pipetta e prendere altri prodotti, altri farmaci, dipende un po' dalla condizione. Magari fai un post, mi spieghi un po' la vita del cane, che cane è, che età, che cosa fa e lo valutiamo insieme, poi comunque confrontandoti col tuo veterinario. Anche qui Annalisa Cereda, la malassezia, le otiti da malassezia ci sono, ma sono sempre conseguenza di un problema, perché l'alimentazione anche qui, se non è buona, automaticamente ti crea uno squilibrio a livello dell'immunità e uno squilibrio a livello di immunità fa sì che la malassezia riesca a crescere di più. Posso chiedere una cosa di fuori dell'orecchio? Ho risposto. Quando torno dall'area sgambamento per pulire il mio cane, spesso uso un panno bagnato con acqua e aceto di mele. È sbagliato. Daniela Gaetani. Allora, l'aceto di mele è anche qui una cosa abbastanza dibattuta. L'aceto di mele è fortemente acido, molto più acido della pelle del cane e di conseguenza tendenzialmente, soprattutto se tu lo usi spesso, non so con che frequenza lo usi, sgrassi troppo il pelo. Io ti consiglio, per esempio, di utilizzare il nostro spray, che sicuramente ha un buon potere pulente, perché comunque ha dentro un tensioattivo naturale, quindi riesce a sgrassare lo stesso il pelo. Te lo profuma e te lo nutre, e quindi è sicuramente molto meglio utilizzarlo in questi termini. L'aceto di mele io non lo uso. Non lo uso e non lo userei e non lo consiglio perché è troppo acido. Quindi, a meno che non ci sia un pelo davvero tanto unto perché si è rotolato da qualche parte, allora hai bisogno di fare un lavaggio un po' più forte e comunque diluitissimo. Se devi utilizzarlo, non puoi mai utilizzarlo né neutro né neanche uno a uno. Devi metterne proprio pochissimo dentro l'acqua. A quel punto preferisco utilizzare un qualche cosa che sia più nutriente per il pelo e per la pelle. Il nostro spray secondo me è molto meglio. C'è differenza tra malassezia e acari. La malassezia è un lievito, gli acari sono dei parassiti, sono come dei ragnetti microscopici. Io quando le pulisco a Sasha non esce niente, sono pulitissime. Non pulirle all'erminia, non serve, non serve assolutamente a nulla pulire delle orecchie che sono già pulite. Lasciagli il suo bello stratino di untino che gli fa bene. Sono a Torino, vive tutto l'anno a casa. Allora, potresti anche per esempio dargli un prodotto per bocca che faccia soltanto pulci e zecche. Però comunque Torino mi sembra che sì, che nel Piemonte comunque zanzare ci sono anche i papataci, quindi d'inverno puoi fargli soltanto un trattamento pulci e zecche, puoi incominciare in primavera. Fargli il trattamento, sto rispondendo, scusatemi, Eleonora amica Michela Koffler, puoi fargli il trattamento zanzare e papataci, quindi un qualche cosa che sia anche repellente in primavera estate. E Erminia Sasha, io le pulisco ogni 7-10 giorni con 8 ATA, faccio tipo un imbuto con la carta igienica e gliele pulisco. No, ma mi sembra esagerato, assolutamente, perché? L'imbuto e gliele pulisci con la carta igienica. Ah, l'imbuto gli fai il cosino? Sì, ma non farlo così spesso, anche meno. Come capisco se è la malassezia? Annalisa Cereda, la malassezia è un lievito che tu non puoi vedere. Lo può vedere il veterinario con un vetrino, non in altra maniera. Perché appunto non si vede. In ogni caso, se si gratta tanto e ha tanto cerume, normalmente può essere sia gli acari che la malassezia. Sono tutte e due, bisogna rendersi conto di uno e dell'altro. Comunque sia, se è malassezia ed è ricorrente, devi valutare assolutamente l'alimentazione perché non va bene. O quantomeno è da cambiare qualche cosa. Se stai facendo una casalinga, devi. Buonasera, Edi. Daniela Gaetani, grazie dottoressa. Ancora non ho capito come posso acquistare lo spray. Potrebbe dirmelo? Sì, Gianfranco o Simona o Lorenzo, se c'è qualcuno. Taggate per favore. Comunque, Daniela Gaetani, se esci da questa diretta, quando esci da questa diretta, il primo post che trovi fissato in alto c'è un cagnolino con una lente di ingrandimento. Clicca dentro quei link lì, leggi il messaggio e vedrai che lo trovi.
Nonostante prenda la pastiglia dell'epilessia, Eleonora Michele Koffler, sì, certo, l'epilessia influisce perché la pastiglia che prendi per l'epilessia è un trattamento che ha necessità di tenere presente soprattutto il discorso del fegato, perché dipende poi dal trattamento che fai, e quindi hai necessità di prendere meno prodotti possibile. Ecco perché ti dico, se gli dai per bocca un trattamento solo per pulce e zecche, quindi evitando di dargli tutti gli altri veleni per i vermi, zanzare e papataci, hai un impatto leggermente inferiore. Però, considerando che è un cane epilettico, valutalo insieme al tuo veterinario assolutamente e magari fargli più spesso dei cicli, non so che cosa mangi, fargli più spesso magari dei cicli di probiotici che sicuramente fanno bene. Se non gliele pulisco, comincia a grattarsi e scuotere la testa ogni tanto. Allora, se è ogni tanto è un conto, se è spesso tutti i giorni, tutto il giorno, allora vuol dire che c'è un problema. Erminia Sasha Russo. Quindi devi valutarlo. Io ripeto, Maria Luisa Scavalieri, io le orecchie non le pulisco a meno che non ci sia un problema. Quindi valutatelo voi, non c'è necessità di pulire le orecchie. Se c'è del cerume, gli tolgo quell'eccesso di se c'è il cerume marrone, gli tolgo quell'eccesso di cerume marrone e basta. Ma se no, se le orecchie sono pulite, non le tocco, per il semplice fatto che si irritano. Quindi anche tu, Sasha, Erminia, prova a lasciargliele stare. Se sono pulite, che non c'è dentro niente, tu prova a lasciargliele stare, vedi che non succede nulla. Poi una volta ogni tanto anch'io faccio così con le orecchie, anche i miei ogni tanto si toccano un po' le orecchie, ma a volte lo fanno anche per noi, non è mica niente. Lo trovi molto buono, Maria Luisa? Grazie, sono molto contenta. Poi, gliele pulisco giusto quando gioco troppo in area, cani, e si riempie di terra. Sì, attenzione, un conto è la spazzolata fuori, esterna o anche interna, perché magari ci sono i cocker, per esempio, è chiaro che dovete spazzolarli frequentemente, ma se no non c'è necessità di fare niente, cioè il padiglione auricolare, il padiglione interno, il condotto uditivo, non c'è necessità di pulirlo così tanto, è soltanto per questo. Se si gratta ogni tanto, Erminia, non succede niente, se le orecchie sono pulite, lasciale stare, non serve nient'altro. Approfitto della mancanza di altre domande, per fare una piccola precisazione riguardo all'alimentazione. Il discorso dell'alimentazione, spesso e volentieri mi dite se potete mischiare, ciao Erika, se potete mischiare l'umido oppure i croccantini, li mangia, non li mangia. Una ragazza addirittura si è offesa, è uscita, perché ha detto che io voglio obbligare il cane a mangiare le croque. Mai e poi mai, anzi, io se potessi bruciarle tutte le croque lo farei. Però se mi dite a tutti i costi che volete che il cane mangi le croque e però vi fa tribulare perché non le mangia, io più che dirvi, guardate, il cane se lo viziate a continuare a cambiargli il mangiare, non vi mangerà più. Il cane deve mangiare perché ha fame. Se gli mettete giù la ciotola e non mangia, tiratela su dopo 10 minuti che gliel'avete lasciata lì, dopodiché presentatela la sera o il giorno dopo, vedete che alla fine poi mangia. Era questo il discorso. Non viziate i cani, perché sennò vi togliete quel sintomo imprescindibile di dire mangia o non mangia. Se non mangia perché è viziato, vi diventa un problema, perché non capite più se non mangia perché sta male. Che questo è il discorso. E non mischiate l'umido col secco, non fatelo, perché se date un secco deve essere è equilibrato tendenzialmente, se gli mettete dentro qualche cos'altro, squilibrate la dieta. Io ho Aleanto, quattro barbonitoi, mi hanno raccomandato di strappare, non tagliare i peli dalle orecchie, pure è una razza quella. Io ripeto, i cani sono nati con i peli e devono averli i peli dentro le orecchie, perché è assolutamente non vero che fanno formare il cerume. È esattamente il contrario, hanno i peli all'interno, i peli proteggono dai corpi estranei, proteggono da quello che c'è. E se anche c'è una spiga, non è che se voi togliete i peli la spiga non entra, anzi, se togliete i peli la spiga entra prima. È chiaro che quando andate in giro e siete con le spighe o quant'altro, bisogna sempre tenere controllato il cane subito, appena esce da
una situazione in cui potrebbe aver preso una spiga, la prima cosa da fare è aprire le orecchie, guardare e toglierle. Ma se ci fossero se non ci fossero i peli, le spighe entrerebbero dirette. Quindi io assolutamente strappare le orecchie, provate a strapparveli voi, a parte un dolore porco, ma in secondo luogo è proprio controproducente, nel modo più totale. Allora, ma a Luna, quando, Eleonora, quando è venuto l'otite non si vedeva il cerume nero, aveva come delle pustoline bianche, però il veterinario mi ha detto che quando fa gli esami con il vetrino quasi tutti i cani hanno la malassezia. Ma certo che è vero, perché come vi ho sempre detto, e se non avete ascoltato le altre dirette andatevele ad ascoltare perché vi ripeto sempre la stessa cosa, la malassezia è un lievito opportunista. Questo che cosa significa? Che tutti i cani hanno, come anche noi, hanno tantissimi batteri e microrganismi in generale sulla pelle, compresa la malassezia, che rimane lì in equilibrio insieme agli altri e sono lì che dicono: cresco io, cresci tu, no, io ti limito. Ecco, se la malassezia per una serie di condizioni, perché avete dato dell'antibiotico a largo spettro e tutti i batteri sono morti, la malassezia può crescere. Perché c'è una situazione di disturbo immunitario per cui il sistema immunitario non riesce a tenere sotto controllo la malassezia, allora la malassezia riesce a crescere di più. È sempre una questione di quantità. La malassezia riesce a crescere di più. È questo il concetto che voi dovete avere. Quando un batterio o un microrganismo riesce ad avere la prevalenza sugli altri, normalmente sono batteri che diventano patogeni se sono troppi. Allora, automaticamente si crea una patologia. È la stessa identica cosa quando si ha un dismicrobismo intestinale. Nell'intestino, se noi abbiamo un equilibrio di batteri, va tutto bene. Prendiamo l'antibiotico, automaticamente tutti i batteri buoni crepano, rimangono soltanto i patogeni e questi crescono e i buoni impiegano un sacco di tempo. Quindi la malassezia può andare via da sola, sì, se il sistema immunitario riesce a riprendere la situazione. Angela Modugno, la mia bigola, secrezione nera a un orecchio, dovrebbe essere malassezia in quanto ho notato che non tollera il pollo. Non vedo il nesso. Allora, Angela Modugno, se ha a un orecchio soltanto una secrezione nera e non si gratta o non si sbatte o quant'altro, tu togli il grosso del cerume. Se ha prurito e ha fastidio, allora lo porti dal veterinario a vedere. Attenzione perché quando si crea troppo cerume, automaticamente allora lì sì si può avere una situazione di otite, ma sono situazioni che normalmente si presentano quando c'è proprio un degrado totale che l'animale non viene curato mai. Si crea un tappo di cerume e allora a quel punto lì sotto si potrebbe creare una situazione grave. Le otiti, ci possono essere delle otiti soprattutto batteriche e possono essere. Francesco, ciao! Dicevo, ci possono essere delle otiti batteriche e normalmente si instaurano su situazioni già predisposte, già ammalate. Quindi tu mi dici, ritorno alla risposta, Angela Modugno, la mia bigola ha secrezione nera un orecchio, dovrebbe essere di malassezia in quanto non tollera il pollo. Allora, l'intolleranza al pollo, bisogna capire se è un'intolleranza alle proteine che sono dentro i mangimi secchi del pollo oppure se tu hai fatto una dieta privativa per cui hai verificato che effettivamente mangiando il pollo fresco l'animale ha un problema. Quindi, se tu hai verificato che mangiando pollo fresco o cotto il cane peggiora, automaticamente avrai un'intolleranza a quello. La malassezia si può instaurare perché il cane sta mangiando dei mangimi o in generale un cibo che non è adatto. E di conseguenza sì, ci potrebbe essere una situazione del genere, quindi puoi valutare l'alimentazione. Aspetta che torno su. Francesco, mi stai chiedendo una cosa, adesso appena riesco a leggerlo qua. Ho una cagna che è tornata da me, da qualche pulce, messo goccino Triact, certo, ma non basta. Che cosa posso fare per eliminare senza ricorrere a un bagno di Neguvon? Grazie, Fra. Ma sei tornato a casa? O sei sempre in Australia? Dunque, cosa puoi fare? Prima di tutto il trattamento ambientale, Francesco. Se sei a casa tua, devi fare un trattamento anche ambientale. Trattare tutti gli animali, perché sai che se
anche se anche hai una pulce, scende e va sugli altri e fagli un bagno. Comunque devi farglielo, perché se sei lì a casa tua ti impesti tutto. Magari non usare il Neguvon, ci sono dei prodotti un pochettino più leggeri, ecco. Scegli qualcos'altro, ma comunque un bel bagno di Neguvon, ma anche il Neo Erlen. Usa il Neo Erlen come spray. Prendi lo spray Neo Erlen, glielo spazi proprio lungo tutto il corpo e lì ti dovrebbero morire tutti, però devi farlo su tutti gli animali e poi devi farlo ambientale e poi continui col Triact. Ti metto un articolo, vabbè che te non hai bisogno, però te lo metto lo stesso l'articolo, è fatto molto bene, questo c'è un po' tutto il trattamento che devi fare per le pulci, però fra se ti rimangono più animali devi trattarli tutti, eh. Adesso non so quanti cani hai a casa. Questo signore qui con cui sto parlando è colui che mi ha dato il cane più bello che abbia mai avuto in tutta la mia vita, che è il mio Kojakino, che è il mio pastore dell'Asia centrale, che viene dal Tagikistan e che suo papà a 8 mesi si era già fatto un sacco di transumanza, 8.000 km, una roba del genere, insomma. Sono dei cani fortissimi, veramente molto belli. Ti metto questo articolo, Francesco, te lo leggi, c'è scritto tutto. Oh, andiamo avanti. La malassezia può andare via da sola? Sì, tendenzialmente sì, però analizza, sì, se puoi. Flora in via, non c'è problema, tanto rimane la diretta. La malassezia può andare via da sola? Sì, se riesci a ristabilire un'immunità forte. La pastiglia Eleonora dell'epilessia può far venire l'otite o la malassezia, quindi no, 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 direi di no. Non è l'epilessia o la pastiglia dell'epilessia, però in linea di massima, se tu stai facendo un trattamento per l'epilessia abbastanza forte, devi in generale cercare di dare anche dei prodotti, magari con una fitoterapia un po' mirata, dei disintossicanti, in modo che l'organismo riesca a reagire un pochettino meglio e quindi a togliersi un po' il grosso dei farmaci che ha dentro. Questo anche per noi, dei disintossicanti è una cosa molto utile. Magari non so che tipo di alimentazione tu stia facendo. Se stai facendo un'alimentazione secca, sicuramente dargli il fresco sarebbe meglio, meglio ancora la casalinga, perché a quel punto sarebbe la cosa migliore. Prego, Fra. Gianfranco, sento molti mettono un cucchiaio di umido miscelato al secco che è il 90% della fonte. L'umido giusto per dare un po' di sapore. Che ne pensi di questo? Io sono abbastanza contraria, non tanto per il discorso che ti squilibra la dieta, quello no, ma proprio perché se un animale non mangia quella cosa lì, o decidi di cambiargli tipo di alimentazione, perché dici no, questo non lo mangia perché gli fa schifo, e tendenzialmente sono sempre i secchi, i mangimi secchi che non gli fanno mangiare, e quindi decidi di dargli un umido, oppure se deve mangiare quello perché hai deciso che deve mangiare quello, se non lo mangia, lo tiri su e glielo presenti il giorno dopo. Non lo mangia ancora, glielo tiri su e glielo ripresenti il giorno dopo ancora. Vedrai che, vi assicuro che i cani, se hanno l'acqua, anche una settimana possono stare a digiuno, non muoiono nel modo più totale, come non moriremmo noi. Quindi, per fame, deve mangiare. Ecco, questo è il mio concetto. Se hai deciso che il cane deve mangiare quello, punto. Nient'altro. Non devi dargli vizi, non devi dargli premietti, questo e quell'altro. Deve mangiare quello, mangia quello. Se invece dici no, secondo me non lo sta più mangiando perché non gli piace, allora cambi dieta. Ma se hai deciso che deve mangiare quello, deve mangiare quello. Annalisa Cereda, quindi bisognerebbe dare qualcosa per le difese immunitarie. Sì, soprattutto se stai facendo delle diete secche, quindi commerciale secco, il fatto di fare per esempio dei cicli di probiotici, quindi di fermenti lattici, almeno ai cambi di stagione per un mese, è sicuramente molto molto utile. Perché questo? Perché il microbioma intestinale, quindi la microflora batterica, chiamiamola così, soprattutto quando si dà
sempre lo stesso alimento, non soltanto secco, ma sempre lo stesso alimento, depaupera la quantità, la diversità, la biodiversità, quindi il microbioma, la biodiversità all'interno dell'intestino. Ci sono praticamente l'intestino, invece di avere tanti batteri diversi che possono avere tutte le loro funzioni e quindi stimolare nel modo corretto il sistema immunitario, si depauperano, cioè ne rimangono soltanto quei 3-4. Ma è la stessa identica cosa che succede a noi quando mangiamo sempre la stessa cosa. Perché ci dicono di variare l'alimentazione e di mangiare cose sane, ma soprattutto poco di tutto? Perché questo fa sì che il microbioma intestinale possa essere sviluppato anche nella quantità, non soltanto nella qualità, ma nella quantità di batteri presenti. E quindi riuscire a funzionare meglio proprio per questo. Ci sono degli studi, Annalisa ne aveva pubblicato uno, che appunto la dottoressa Barera, scusatemi, ci sono degli studi che hanno dimostrato che cani alimentati per 15 giorni con dieta secca e cani alimentati per 15 giorni con dieta fresca, avevano un microbioma intestinale decisamente superiore quelli alimentati con dieta fresca, quindi c'è poco da fare. È proprio la variabilità e la qualità. Annalisa Cesa ti ho risposto. Salve Fiore. Silvia Giverso, ma per alzare le difese immunitarie quale prodotto mi consiglia? Per un cane di 12 anni, grazie. Anche qui io consiglio sempre, solo nel profilo personale di Silvia. Perché? No, sono in diretta Gianfranco, sono in diretta nel gruppo. Dicevo, Silvia, che prodotto ti consiglio? Non ti consiglio nessun prodotto, ne parli col tuo medico. Ci sono tanti fermenti lattici che vanno benissimo, puoi usare sia quelli ad uso umano che a quelli ad uso veterinario, perché vanno bene tutti e due. In realtà anche qui è un mito che bisogna per forza dare quelli ad uso veterinario. In realtà ci sono prodotti ad uso umano che sono ottimi e quindi non c'è assolutamente alcun tipo di problema. Vi metto un articolo che ho scritto insieme ad Annalisa, proprio sul microbioma intestinale. Non ci sono prodotti, nomi dei prodotti, perché noi per nostra etica professionale non scriviamo mai, un prodotto all'interno di un articolo, poi tantomeno, perché come al solito. Bisogna che sia il medico che vi consiglia, il prodotto più giusto da utilizzare secondo le sue linee guida, perché ogni veterinario, ogni medico conosce i propri pazienti, quindi è giusto che sia così. Però per capire perché effettivamente non è corretto dire che bisogna per forza dare un probiotico uso veterinario, vi metto questo articolo dove lo capite. Il perché. Perché sostanzialmente vi dice, scusatemi, ma mi stanno scrivendo qualche cosa e non ho capito cosa c'è. L'ho messa sul. Sì, ma mi sa che Silvia si è sbagliata. Mi sono sbagliata. Perché mi vedete in tanti? Perché non sono nel gruppo. Che tonta, Lorenzo. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Avete ragione. Ragazzi, non sono nel gruppo. Fantastico. L'avete condiviso? Cacchio, che figura. Lorenzo, condividilo. Sono stanca, gente. Avete ragione. Vabbè, comunque. Anche a me dal suo Simo, Lorenzo, ho sbagliato. Non mi ero accorta neanch'io. Vabbè, voi non fateci caso. Ho sbagliato. Condividetemi la diretta dentro il gruppo. Scusate. Lo state condividendo nel gruppo. Che figura, vabbè, dai. Abbiate pazienza. Dovevo fare la diretta dal gruppo, invece l'ho fatto sul mio profilo personale. Vabbè, sul gruppo. Sì, grazie Tiziana. Se lo condividi nel gruppo mi faresti una cortesia enorme. Dicevo,
Quali prove ti consigli? Non te li consiglio, vedo il veterinario. Eleonora Michela Koffler, grazie mille. No, lei mangiava solo le crocche per darle la pastiglia dell'epilessia, era dentro un pezzo di wurstel e due biscotti del cane al mattino. È tavola luglio. Le è venuta l'otite, curata per 3 mesi. Poi ho cominciato a grattarsi nel padiglione esterno. Il veterinario mi ha detto che aveva dermatite, mi sta facendo usare le crocchette. Ora ho tolto il wurstel e do l'umido per dare la pastiglia dell'epilessia. Mi ha notato che da quando le do l'umido ha l'alito che le puzza. Ora, quindi umido e croche. Allora, l'umido non è Gianfranco, ho visto, me lo stai dicendo. Adesso io lo condivido direttamente nel gruppo, facciamo così. Che figura. Arrivo, eh. Stavo dicendo, non è assolutamente vero, condividi in un gruppo. Eccolo. Pubblica. Dicevo che non è assolutamente vero che le crocche fanno, fanno pulire i denti. Questa è una bufala pazzesca. Semplicemente le crocche devono andare. Mi sono persa. Le crocche anzi fanno venire il tartaro perché le crocche sono ricche di carboidrati e di conseguenza non si riesce a non riescono a togliere il tartaro, lo fanno venire. Grazie Valeria. Oh, che disastro, ragazzi, scusatemi. Abbiate pazienza, dovevo fare la diretta nel gruppo. Comunque, questo è quanto. Le crocche non tolgono il tartaro, assolutamente, nel modo più totale. C'è gente che non riesce a trovare la diretta sul gruppo e nel tuo profilo personale. Gianfranco, mi sono accorta, infatti, adesso l'ho condiviso. Ecco perché trovavo un sacco di gente che non mi trovavo nel gruppo. Dicevo, quanta gente c'è nel gruppo che non serve a niente. Basta. La diretta non è nel gruppo, però adesso l'ho condivisa. E quindi dovrebbe esserci nel gruppo. Adesso andiamo a vedere. Abbiate pazienza. Sì, adesso c'è. Adesso è nel gruppo. Adesso la stavo vedendo. Mi pareva che ci fosse. Ah, oh, signore, che pazienza. C'è o non c'è? Nel gruppo c'è. Ah, ok, grazie Oriana. Torniamo di qua e quindi. Allora, mi stavate facendo un'altra domanda. Anzi, per via di come sono fatte possono far venire il tartaro. Sì, esatto. Nel gruppo c'è, grazie Oriana. Ma l'umido che fa venire l'alito puzzolente? No, è il tartaro, dovuto alle crocchette. Cioè, attenzione. Se voi fate mangiare il cane le crocchette, automaticamente c'è una quantità di carboidrati troppo alta e quindi fa aumentare il tartaro. Quindi vuol dire che voi dovete o eliminare le crocche completamente, grazie Rita, o eliminate completamente il tartaro con la pulizia dei denti e quindi a questo punto, come devo pulire le orecchie del mio cane se arrivo? E quindi a questo punto hai tolto il tartaro, gli dai soltanto l'umido, gli dai magari ogni tanto una carota, una mela, cose così da mangiare per pulire i denti e i denti dovrebbero rimanere un attimino più puliti. Oppure dargli le crocche sicuramente non è una soluzione, anche questo è il discorso. Adesso mi sono un po' persa, mi dovete perdonare. Volevo mettervi questo articolo sulla pulizia dei denti. Eccolo qua. Così almeno vedete come ridurre il tartaro. Ora c'è nel gruppo, Deborah, dovete scusarmi. Ho sbagliato proprio a far partire la diretta nel mio profilo invece che nel gruppo. Perdono, perdono, perdono. Sarà l'ultima volta. Prima e ultima volta. È che l'ho fatto partire come al solito dal cellulare. Il cellulare mi ha confuso. E quindi adesso cercherò di recuperare. Eccolo qua. Quindi,
Grazie Flavia, adesso siamo nel gruppo. Quindi qualcuna di voi mi ha chiesto quanto ogni florimbione, mi pare, mi ha chiesto come pulire le orecchie. L'ho detto all'inizio, ma ovviamente lo ripeto, le orecchie dovete pulirle con una pezzina anche di carta, ciao Deborah, e un pochettino d'olio, ma tendenzialmente le orecchie non vanno pulite, cioè solo ed esclusivamente se c'è proprio l'eccesso di cerume, le placche di cerume marrone così, allora le potete togliere, ma se no lasciate che il pelo sia, lasciate che il pelo, che il grasso nell'orecchio rimanga, non c'è nessun tipo di problema. E non posso darle la mela o la carota anche se non sappiamo perché le è venuta la dermatite. Prova a dargliene un pezzettino. Fai con una prova. Gliene dai un pezzettino e poi vedi come va. Se non gli dai. Ciao Denise, se non gli dà problemi, sicuramente. Adesso non mi ricordo che cane è Eleonora. Se è piccolino, gli dai una mezza carota, anche il finocchio. Raramente come si dice, la carota e il finocchio così danno allergie, quindi non dovrebbero esserci grossi problemi. Poi, ciao, ragazzi, dovete perdonarmi tutti. Ho fatto una cavolata enorme, ero tranquilla a fare la diretta sul mio profilo invece che dentro il gruppo. Perdonatemi, perdonatemi. Ripartiamo tutto da capo. Se volete farmi le domande, perché io sono partita che ho già raccontato tutto e quindi amen. Però ormai sono anche. È un bassotto per tedesco per ruvido. Ah, ok. E allora anche piccolina, una cosina così, gli dai uno spicchio di. Può essere stress il prurito. Annalisa, a dirti la verità. Può essere il contrario, cioè i cani che hanno prurito sono stressati, questo sicuramente, cioè il prurito è sicuramente un elemento stressogeno. Dire che i cani sono stressati e quindi si grattano deve essere proprio accertato in modo importante. Dimagrita da quando mangia l'ipoallergenico, ma pesa 16 kg. Ah, caspita. Sì, oddio, io per far dimagrire i cani l'ipoallergenic non è che sia proprio il massimo. Può capire che uno si sbaglia, Erminio Sasha Russo. Ah, del gruppo, dice. Guarda, non sai quante volte io faccio un sacco di. Una marea di cazzate. Poi in questo periodo sono troppo anche stanca. Grazie a te, Leonora. Può essere prima della nanna si grattano le orecchie? Ma sì, poi magari si mettono. Perché si puliscono anche un po' loro, no? Quindi si mettono lì, si grattano un po'. I peli nelle orecchie non vanno tolte. La mia carolina bolognese ne ha molti, io penso siano utili. Brava, brava. Non farli togliere nel modo più totale, Letizia. Assolutamente. Allora, hai una dalmata. Allora, io non riesco a vedere le domande vabbè, mi fermo qua. Hai una dalmata. Incrocio che ha una dermatite umida, cosa mi può consigliare? Ne abbiamo provate di cose, ma non guarisce. Se guarisce da una parte, se ne fa dall'altra, nonostante le curare Elisabetta. Ma la dermatite è nell'orecchio? La mia piccola ogni tanto si mordicchia le zampe posteriori perché se. Ma no, magari si mordicchia le zampe. Se si morde le zampe posteriori tanto da crearsi delle lesioni, è un altro discorso. Ma se no, no, assolutamente. Può essere anche semplicemente così, noia. Cioè, anche noi ogni tanto ci grattiamo, ci mettiamo lì. Sai, è un comportamento antistress. Il fatto di leccarsi, ma questo non vuol dire che per forza debbano essere stressati perché si leccano. Questo è il discorso. Mi avete fatto una domanda? Io ho problemi con la mia cucciola metizia di piccola taglia. Non vuole mangiare niente. Un consiglio di cosa le posso preparare? Oh, Susi, lo dicevo prima, il vizio di a tutti i costi dare qualcosa da mangiare che deve essere gradito al cane è una cosa deleteria. Il gel d'aloe, Tiziana, è un ottimo prodotto. Attenzione a metterlo dentro l'orecchio, bagnare un attimino l'orecchio, va bene.
Dicevo, che se avete deciso, adesso mi perdo tutte le orecchie, mi perdo tutti i commenti perché sta andando a mille. Arrivo, eh? Se hai deciso che deve mangiare una cosa deve essere quella. Non puoi continuare a cambiare assolutamente, perché ti perdi, il cane diventa viziato. Non riesci più a capire. Ecco, qua riesco forse a vedere i commenti, eh. Abbiate pazienza. Allora, per chi mi diceva prima che il cane non mangia, di conseguenza che cosa posso dargli? Tu decidi che il cane deve mangiare quello, gli presenti la ciotola, gliela lasci giù 10 minuti. Se il cane non mangia, gliela tiri via e gliela presenti il giorno dopo. Se anche il cane non mangia per un giorno, 2 giorni, non succede nulla. Se hai deciso che deve mangiare quella cosa lì, deve mangiare quella cosa lì. Se invece tu continui a cambiare, lo vizi e automaticamente ti perdi la possibilità di capire se il cane non mangia perché è viziato oppure perché non mangia perché non sta bene. Il cane deve mangiare perché ha fame, quindi tu devi decidere che cosa è il meglio per dargli da mangiare, semplicemente quello. Allora, aspettate che purtroppo non mi vedo più i commenti in questo modo qui e quindi arrivo, eh. Apriti sesamo. Allora, ecco, adesso da qua riesco. Forse. Quali probiotici? No, qua vedo soltanto i commenti nel mio. Quelli del gruppo, pure Sasha fa i capricci. Ok, no, devo tornare nel gruppo. Abbiate pazienza, che palle questa storia. Lorenzo, hai fatto un post delle unità. Oh, ragazzi, sapete che ci sono le unità nel gruppo? Le unità sono una cosa fantastica che vi mettono insieme tutti gli argomenti e cerchiamo disperatamente di farveli usare, non se li fila nessuno. Da cellulare in alto c'è scritto unità e lì ci sono tutte le domande e le risposte, cioè ci sono tutte le domande che voi fate più frequentemente. Quindi invece di postare subito direttamente, oddio, il mio cane perde il pelo, voi andate a guardare l'unità e trovate già la risposta. E quindi è questo è il focus del post di Lorenzo. Adesso vengo a recuperare. Dunque, eccola qua. Letizia Procopio assolutamente non fargli togliere più i peli. Perché sono una protezione, una barriera contro i corpi estranei. Denise Palomba, se hai una dermatite umida, io la prima cosa che ti direi è cambiare l'alimentazione. Prova a fare un'alimentazione fresca che magari ti migliora lo stato immunitario in generale. Erminia, infatti, la mia piccola ogni tanto si mordicchia le zampe posteriori perché è stress. No, ti ho risposto, penso. Io ho un problema con la mia cucciola meticcia che non vuole mangiare, ti ho risposto. Io ho usato il gel aloe, va bene. Si gratta forse per un po' di prurito, sì, Erminia, un po' così. Eleonora, non era per farla dimagrire, gliel'ha cambiata il veterinario per la dermatite. Lei mangiava con me pranzo e a cena, le verdure, ogni tanto la pasta, ecco che è deleteria la pasta assolutamente. Non può più mangiare con me. Eh beh, insomma, forse è anche meglio perché la pasta non è proprio il massimo. No, no, zampe su tutto il corpo. Denise Palomba, zampe tutto il corpo, mi sono persa, era forse per la dermatite, eh? Eccola qua. Sì, prova a cambiare alimentazione, assolutamente. Chiama un nutrizionista e fatti fare una dieta fresca, possibilmente, magari, guarda, Annalisa è molto brava, chiami lei e vai. Va massaggiato e assorbito il gel aloe, sì, va bene. Annalisa Cereda, prurito orecchie sotto la bocca davanti, che cosa? Se hanno questi tipi di pruriti, di prurito, c'è il solito. Allora, quando c'è un prurito, l'iter è questo: verificare che non ci siano parassiti, lieviti e cose del genere. Quando hai ben verificato attraverso un vetrino, un raschiato cutaneo, pruriti intensi, ovviamente, raschiato cutaneo o quant'altro, non ci sono problemi.
bisogna passare all'alimentazione. L'alimentazione deve essere fatta ad esclusione casalinga, e a quel punto, se anche l'alimentazione casalinga ad esclusione non ha evidenziato intolleranze o problemi di questo genere, si può pensare ad una allergia ambientale. E allora lì si può pensare di fare una terapia attraverso il test di allergie, di intradermoreazione. Perché si può pensare a fare i vaccini, però prima di tutto parassiti e cose del genere, e poi contemporaneamente, anzi, dieta, cambiare immediatamente la dieta. Pure Sasha è viziata e fa i capricci, devo far mangiare io. Se viziate il cane è un disastro. Il problema è che resta a digiuno per tanti giorni e poi vomito bianco. Susi, se il cane resta a digiuno per tanti giorni, allora a questo punto puoi pensare di dargli un umido oppure di fare proprio un'alimentazione casalinga, perché i cani non sono così contenti di mangiare i mangimi, non, proprio assolutamente. Denise, gli vengono nelle zampe su tanti punti del corpo. Denise, se tu hai una dermatite di questo genere, devi fare, prima di tutto devi dargli da mangiare bene. Quindi non so cosa tu gli stia dando da mangiare, ma contatta Annalisa, per esempio, e fatti fare una dieta. Non è che ti cambia la vita, o meglio, non è che Annalisa ti può fare da veterinario, ma lei sicuramente ti può far mangiare qualche cosa e verificare che quel qualche cosa non gli faccia male, o quantomeno capire se è quello che gli sta facendo male oppure no. In più, dandogli un'alimentazione casalinga, tu gli aumenti le difese immunitarie e di conseguenza riesci a far sì che l'animale riesca a reagire meglio. Perché tutti, purtroppo, spesso io noto che l'atteggiamento è sempre quello di capire che cosa, di sopprimere il problema. Ho troppi batteri, gli do l'antibiotico. Ho un'allergia, ho un prurito, lo sopprimo con l'Apoquel oppure lo sopprimo col cortisone. No, questo tipo di trattamenti va bene, ma in situazioni estreme. Il più delle volte bisognerebbe cercare di stimolare l'organismo dall'interno per far sì che riesca a guarire e a guarirsi. Questo tipo di atteggiamento è un atteggiamento che viene chiamato olistico e che hanno spesso e volentieri soprattutto i veterinari omeopati. Quando un veterinario, un medico in generale, capisce che il problema non si può risolvere solo e esclusivamente con la soppressione del sintomo, ma deve essere una stimolazione dell'organismo, allora si riesce a ragionare in modo diverso e ad avere dei risultati più duraturi. La prima cosa da fare quindi è far sì che l'animale mangi bene. Mangiare bene vuol dire evitare i commerciali, non c'è niente da fare, come se noi dovessimo mangiare costantemente dei cibi commerciali, delle schifezze, tutta roba raffinata che è schifo, insomma, non si può fare altro. Tiziana, tu le usi, non so cosa, ma va bene. Daniele Gaetani, la pasta è deleteria, ma anche riso e patate. Allora, le patate no, sono dei carboidrati complessi più digeribili per gli animali, ovviamente cotte. Il riso, ni. Anche se sinceramente si potrebbe anche farne a meno, ma la pasta sicuramente è un qualche cosa che non viene dato. Il riso è un carboidrato complesso, un pochettino più leggero rispetto ad altro, ma si potrebbe anche evitare, dipende, insomma. Tanti lo usano, anche Annalisa lo usa tanto. Però adesso vi confesso una cosa: Annalisa mi ha confessato che deve mettervi per forza il riso perché sono il vostro veterinario. Le rompere scatole, se no lei non lo darebbe. Poi, tanto lei negherà sicuramente, ma comunque non è niente. Dipende dal cane: c'è chi può mangiare il riso, chi la patata, chi entrambi, alcuni nessuno dei due. Beh, direi che entrambi anche no, troppi carboidrati comunque fanno male. Marina Filomeno, io oggi ho fatto una visita col veterinario di fiducia, ha detto che fortunatamente sta bene. Deve fare solo una cura per i morsi di zanzara col Gentalin. Mi ha consigliato il colore antipulci. Mi sono persa il resto. Cacchio. Antipulci d'inverno. Mi ha consigliato il colore antipulci d'inverno. Sì, certo. È certo che ti ha consigliato. Ha fatto bene perché le pulci rimangono lo stesso. Pulci e zecche, purtroppo ormai con le temperature che abbiamo non vanno più via, assolutamente.
Ma la dermatite può durare tutta la vita del cane? Se non riesci a risolverla, certo che sì. Devi trovare un veterinario che te la curi meglio. Quindi voi sconsigliate? Assolutamente. Io personalmente le sconsiglio sempre, Marina Filomeno. Poi ci sono magari dei prodotti di altissima qualità, ma a quel punto per il costo che devo supportare per dargli il top delle crocche, ma gli do una casalinga, spendo la metà. Quindi. Il prurito può essere dovuto a un vaccino. Sì, ci sono anche delle reazioni ai vaccini. Adesso la vedo, buonasera. Per forza non mi vedevi. È colpa mia. Denise, gli do il trainer al cavallo monoproteico. Denise, non conosco tutti i prodotti uno per uno. Bisogna vedere gli ingredienti, ma non è questo il caso. Queste domande le puoi fare nel gruppo di Annalisa e ti rispondono molto molto bene loro. Quando è giusto far castrare il cane? Il mio ha 2 anni, sono ancora in tempo, grazie. È un maschio? È un maschio, la domanda era Franci e il Sol. Da Tiziana Trabalza. Intendevo che c'è chi può digerire sia l'uno. Ah, sì, certo. Giusto, giusto. Erminia Sasha. Dottoressa, perché la mia piccola cavalca è sul lettino? Come mai? Glielo devo togliere il lettino? Ho dovuto togliere. I maschi a volte lo fanno, ci sono un po' delle fasi ormonali in cui, un po' come i maschietti che ai 13-14 anni cominciano ad andare in bagno a farsi a mastrusarsi, lo fanno anche i maschietti. Se diventa una cosa eccessiva di problema, magari consulta un istruttore cinofilo che ti dà qualche indicazione, magari per distrarlo, così, ma purtroppo può capitare. Se diventa un fattore troppo fastidioso che nel tempo non ti si risolve, consulta qualcuno che ti possa dare una mano. Qual è il cibo che consigliate voi? Io, Marina Filomeno, consiglio o un umido di alta qualità che quindi non abbia dentro cereali, non abbia dentro derivati della carne, che quindi sono quegli umidi dove all'interno ci sono scritti gli ingredienti da dove arrivano, che non siano quindi tutta la carcassa, perché quando è scritto soltanto carne vuol dire che possono utilizzare anche la carcassa e non soltanto la carne, quindi le parti, eccetera, oppure una casalinga fatta da nutrizionista. Ti fai fare una bella dieta e sei a posto per tutta la vita. Come umido io gli do il Terracani, se è molto buono. Come al solito, è una marca il Terracanis, e come tutti i prodotti hanno dei prodotti migliori e dei prodotti peggiori. In linea di massima è una buona marca, quindi sicuramente meglio di un qualunque cosa. Perché mi è saltata Filippa Freni? Ho avuto un po' di problemi, Filippa, con i commenti. Perdonami, non l'ho fatto apposta. Vado a cercarti, se mi rimetti la domanda, mi fai una cortesia. Vado a ricercarti, ma se non ti ritrovo, fammi una cortesia, rimettimi, non ti trovo. Non ti trovo, Filippa. Rimettimi la domanda, non l'ho fatto apposta. Gli do il trainer monoproteico e andiamo avanti. Qual è il cibo che consigliate voi? Te l'ho detto. Andiamo avanti. Quali sono le crocchette top? Antonella, nel gruppo di Annalisa Barera, alimentazione a quattro zampe, ci sono i file con dentro le crocchette consigliate, gli umidi consigliati e tutto, perché io ne conosco pochi e poi comunque sia, in realtà, come non esiste la dieta BARF, la dieta paleo, la dieta questo, la dieta quell'altro, ma esiste la dieta corretta per il proprio cane. Alla stessa identica maniera non esiste la crocchetta top per il proprio cane. Esistono delle crocchette che sono fatte con prodotti di maggior qualità o inferiore qualità. Quindi anche consigliarti una, ti posso consigliare la Monge alta gamma, però poi magari per il tuo cane non va bene, capisci? Le generalizzazioni in linea di massima sono sempre un po' così per questo motivo qui. Però nel gruppo di Annalisa trovi un sacco di informazioni. Dottoressa, quale cibo consiglio? Il mio cane non adora le crocchette. Ho risposto, Katia. Umido di alta qualità. Tizia naturale, seguito da nutrizionista. Bravissima. Francesco, sì, è un maschio. Allora, la castrazione del maschio
Io non la consiglio mai troppo presto, però sicuramente dopo i 3-4 anni si può fare perché comunque è un'ottima riduzione, un'ottima prevenzione, soprattutto per i problemi alla prostata e tumori testicolari. Dipende moltissimo anche dalla razza, ovviamente dal temperamento. Se il cane si è già sviluppato, ha finito tutto il suo sviluppo, anche caratterialmente soprattutto, puoi farlo. Erminia Sasha è una femmina, va bene, ma il mio cane gioca sempre con i morsi, come posso fare? Mattia, i cani che hanno il morso di ritorno, io li risolvo spesso quando giocano, tengo sempre qualche cosa in mano da dargli da mordere. Quindi se ti prende in bocca il braccio o cosa, mettigli in bocca quello e fagli tanti complimenti quando lo fa. Molti cani che sono molto esuberanti lo fanno, a volte ti fanno proprio male, non lo fanno apposta. Io l'unico modo che ho per risolvere quella cosa lì è quella. Se però ti diventa un problema, cerca un buon istruttore cinofilo che ti aiuti. Il mio cane si è preso un fungo da gatto. Già abbiamo iniziato la cura antimicotica, ci potrebbe consigliare qualcosa per il suo pelo. Ma Antonio Marotta, sicuramente il nostro spray è un ottimo prodotto perché è a base di oli essenziali e quindi ti può portare via anche le spore che si possono distribuire. Quindi il nostro spray è buono e col fatto che ha dentro tanto anche oli essenziali di rosmarino e timo che sono anche lievemente antimicotici, può essere una buona soluzione. Annalisa, il mio è da giugno che si gratta, aveva fatto il vaccino qualche mese e se è per il vaccino non si può fare niente. No, assolutamente. Però Annalisa, che si gratti ancora per il vaccino, mi sembra tanto da giugno. Quindi valuta l'alimentazione. Gliela devo togliere, se no la cavalca sempre, lui si arrabbia quando gli tolgo il letto. E beh, è normale, pensa il perché si arrabbia. Eleonora, ma lo spray vostro lo posso mettere anche dentro le orecchie, anche se ha avuto l'otite? No, non dentro le orecchie che lo prendi e lo spruzzi, lo metti su un panno e pulisci la parte esterna del padiglione auricolare, certamente. Però solo la parte esterna, non nel condotto uditivo. Posso sapere come si chiama questa signora Isabella sulla pagina? Denise Palomba. Perché? Non capisco. Ha saltato anche me. Katia, rimettimi la domanda. Katia, dottoressa, ma il nutrizionista che può fare la dieta è un nutrizionista per cani. Allora, esistono due figure professionali per la nutrizione. Esiste il veterinario che ha una specializzazione in nutrizione, oppure il biologo che ha una specializzazione in nutrizione, entrambi, e il biologo nutrizionista è anche, iscritto all'ordine dei nutrizionisti. Tutte le altre figure professionali sono farlocche, quindi educatori cinofili, istruttori cinofili, toilettatori e quant'altro non sono abilitati a fare diete. Quindi diffidate da qualunque altra figura professionale che vi dica che vi fa una dieta. Anche il veterinario non nutrizionista non ha le competenze per farlo, anche se lo può fare ovviamente. Però il più delle volte i veterinari purtroppo vi consigliano le crocche. Ecco. Qualunque veterinario o nutrizionista che si dica tale e che vi consiglia il commerciale è da cambiare. Ok. Katia Berloco, ok. Erminia, se le distruggono una cavalca e il suo lettino, prometto che non è sterilizzata. Ah, ma è una femmina. Erminia, sì, se è una femmina, sì, devi sterilizzarla però. E se tra l'altro ha avuto una gravidanza isterica, ha maggior ragione. Assolutamente, sterilizzala. Flora, cosa fare? Per fargli mangiare le crocchette. Sta povera bestia, se non gli piacciono le crocchette, perché bisogna obbligarle? Dagli Flora Caiazzo, dagli un buon umido, un umido di alta qualità, lo mangerà più volentieri e anche molto più digeribile. Ma voi lo sapete che quando un cane mangia una crocca, prima di poter incominciare la digestione, devono passare un sacco di ore soltanto per inumidire, perché dentro lo stomaco sono lì questi sassi che sono dentro lì e deve arrivare l'acqua e allora si sfaldano. Quindi, buonasera Flora. Cane femmina, quando si deve sterilizzare, quanti anni dovrebbe avere? Erminia, ho messo proprio oggi un articolo a proposito. Dopo ti posto anche quello. Grazie Franci, grazie a te. Come mai capita che chi a volte mangia la sua cacca e stress? Maria Grazia,
Fai un post per favore, ma se guardi anche lì nelle unità forse c'è. Fai nella ricerca coprofagia piuttosto cane mangia la cacca, dovresti trovare la risposta. Se no mi fai un post e ti metto l'articolo, perché è un discorso un po' lungo e oggi non è l'argomento. Buonasera, una curiosità. Doina Botez, il mio cane mangia solo crocchette, posso cambiare con una dieta casalinga? Devi, assolutamente sì. È buono l'olio di girasole, dipende per che cosa. In linea di massima, sì. La Denise Palomba, la nutrizionista, scusami, ho sbagliato, non ho capito la domanda. Buonasera a te. Filippa Freni. Vabbè, va, la saluto. Ok. Flora Caiazzo, mangia solo bustine, petto di pollo e carne. Anche qui, attenzione a non bustine. Però quando mi mettete i commenti così io mi perdo perché voi siete in 40, io sono da sola e già mi perdo da sola, figurati se mi fate le risate. Dunque, se mangio solo bustine e petto di pollo e carne, non capisco Flora. Comunque, per quello che riguarda l'alimentazione, devi scrivere nel gruppo di Annalisa. Annalisa Cereda, il mio mangia un cibo ipo, potrebbe essere ugualmente allergenico? Assolutamente sì, i cibi ipoallergenici, ho fatto la diretta la settimana scorsa su questo argomento, Annalisa vai a vedertela, i cibi ipoallergenici commerciali non esistono, sono delle bufale purtroppo, se ti vai a vedere la diretta lo vedi. Daniela Gaetani, io ho cambiato veterinario perché il primo mi imponeva le crocchette, mentre il mio nuovo veterinario mi ha consigliato una dieta casalinga. Mi disse prima che uscissero le crocche. Cosa mangiavano? Bravo. Eleonora Miclera, ma Luna da quando mangia l'umido fa il doppio delle feci. Mi chiama per scendere anche la notte. Vuol dire che non è giusto. Non è un buon umido. Vuol dire che ha troppe fibre. Non va bene. Assolutamente. Cambialo, cambialo. Chiedi nel gruppo di Annalisa un umido di migliore qualità. Antonietta, ma no, mi potrebbe indicare come mettere il vostro spray? Quante volte al giorno ce lo posso già mettere ora che stiamo facendo questa cura? Anche sì, lo spruzzi. La cura antimicotica, se vi ha pomata, magari non metterlo direttamente sulla cura. Annalisa Barera. Se c'è qualcuno che mette direttamente il gruppo mi fa una cortesia. Antonio Marotta, lo spruzzi sul pelo del cane una volta al giorno e lo massaggi. Oppure, non so che cane è, quindi non so la lunghezza del pelo. Se è un pelo lungo usi la spazzola, pelo e contropelo. Se invece è un cane a pelo ruvido puoi usare o il guanto o la mano direttamente. Attenzione, se è il fungo di un gatto potrebbe essere però anche... Potresti prenderlo anche tu, soprattutto se hai una situazione di immunodepressione. Quindi lei pensa Shasta perché è in calore? No, penso che possa essere una forma di non equilibrio ormonale, quindi sicuramente è meglio sterilizzarla. Prego, Doina Nunzia Visconti. Buonasera, che cosa possa dare alla mia cucciola di 3 mesi al posto delle crocchette? Prometto, ragazzi, andate nel gruppo di Annalisa per queste domande qua. Secondo lei è un bene che lascio cavalcare il lettino quando glielo devo togliere? Lei cosa mi consiglia? Ti consiglio di sterilizzarla, Erminia. Tiziana Trabalza, basta, ok. Ragazzi, sono le 10:30, io so di essere arrivata in grandissimo ritardo, ma direi che possiamo chiudere qua. Per tutte le domande riguardanti l'alimentazione, il gruppo di Annalisa vi aspetta a braccia aperte. Io vi metto, se mi fate il post sulla coprofagia, me lo ricordate così almeno vi metto l'articolo sulla coprofagia e basta. Chi ho saltato mi dispiace, mi faccio un post e punto. Scusatemi ancora per l'inconveniente di non avervi postato subito. Notte a tutti. Ciao.